cercheremo, anche con l'aiuto di privati importanti, di sostenere un processo di riqualificazione di quella struttura e soprattutto dei ricercatori di quella struttura. La partita per 14 lavoratori del Cotter di Vasto si è riaperta a distanza di qualche giorno dalla procedura di licenziamento di tutti i 27 dipendenti e dell'apertura della relativa procedura di mobilità. Era il 19 gennaio scorso, la sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Vasto ha stabilito che il Cotter, essendo un ente pubblico non economico, non poteva licenziare in base alle norme dei rapporti lavorativi privati. Il ricorso contro il licenziamento era stato presentato da 14 lavoratori assunti dopo aver vinto un concorso pubblico per i quali è stato stabilito il reintegro. Il centro di ricerca in agricoltura però è stato messo in liquidazione nei mesi scorsi assieme al Crivea di Miglianico, sopprimendo 2 centri di ricerca su 3 e salvando solo l'ex CRAB di Avezzano, trasformato nel frattempo in CRUA, centro di ricerca unico d'Abruzzo. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, si dice soddisfatto della decisione del Tribunale di Vasto, per la quale ammette di aver tifato. Il primo cittadino si dice anche pronto ad accogliere nell'ente che amministra gli ex dipendenti del Cotter. I prossimi passi per i lavoratori io ritengo saranno quelli di sedersi su un tavolo regionale insieme ai sindacati e insieme ai loro legali per concertare la soluzione consacrata, stabilita e portata dalla sentenza, mettendo nei comuni la nostra disponibilità in caso di mobilità, comandi, riassorbimenti di quei personali laddove siano stabiliti come personale di pubblico impiego. Per quanto riguarda il Cotter e quindi l'ente ricerca, io ritengo sia utile una soluzione importante che consente in Abruzzo ancora di fare ricerca, di farla anche nel Vastese e quindi nella realtà di Vasto, e laddove si ritengano di dover perseguire altri percorsi, io credo che quel sito così importante, dove ci sono strumenti importanti, dove ci sono beni strumentali importanti, beni immobili importanti, debbano essere messi a disposizione per una progettualità politica che faccia il bene del territorio, della nostra comunità.